Rieccoci signori, riprendiamo il nostro fantastico Valiant Hearts. Siamo con Carl, non ce n'è andata bene una. Devo cambiarmi anche l'uniforme perché mi rimandano a fare la guerra. Dov'è che mi cambio? Ma io vado di qua. No. Proprio incazzato male questo qui. C'è qualcosa da leggere? L'uso del gas a Saint-Mihiel. Il gas utilizzato durante la guerra era più pesante dell'aria e così si spandeva in tunnel e trincee. Sacche di gas potevano rimanere nei crateri scavati dai mortai. In tal caso i soldati erano costretti a tenere addosso la maschera che ostacolava i movimenti. Ancora oggi alcune sacche di gas si trovano sotto le fattorie e i campi lungo il fronte di allora. Incredibile. Saint-Mihiel occupata, dice in teschio intanto. Saint-Mihiel aveva una posizione strategica rispetto alla linea del fronte e inoltre si trovava sulla linea ferroviaria che collegava Parigi a Nancy. Per questo fu occupata dai tedeschi nel settembre del 14. I francesi e inglesi tentarono inutilmente di liberare la città, ma alla fine ci riuscirono le truppe americane nel 18. Sempre gli americani, via. Cos'hai visto, Cipo? No! È il capo di Cipollo! Ah, ok, me lo lasci Cipollo, se no mi incazzo! Ma io non voglio tornare in guerra. Ero a due passi da mio figlio. Mangia. Questo qua rutta. Serve l'uniforme. Ci arrivo. Oddio, che palle. Un'altra combinazione. L'ultima volta che ce n'era una. Non ho capito un tubo. Allora, vediamo, signori miei. Ok. Ti ho visto, piccolo bastardo. Piastrina tedesca del modello 16. Una piastrina dotata di un pezzo asportabile usata per la gestione dei cadaveri. La parte più grossa era quella che rimaneva attaccata al corpo. Questo modello entrò in uso alla fine del 16. Infatti è seghettata a metà perché si spezza. È contento, Cipollo, che mi sono cambiato. Mi serve un cazzo di elmetto. Devo prendere elmetto e equipaggiamento. Però mi serve la combinazione. Fai passare. Ah, ok, grazie. Chiavi. Niente, usciamo di qua. C'è tipo la... Oh! I pomidori! I pomidoro! Pomidoro! La diamo al cavallino! Cosa mi ha dato? La Gazette delle Ardenne! La Gazzetta delle Ardenne era un quotidiano pubblicato in Belgio e distribuito nella zona occupata dai tedeschi. Si trattava di un foglio di propaganda tedesca scritto in francese per informare la popolazione delle zone occupate e i prigionieri di guerra delle gloriose imprese delle forze alleate con l'Austria-Ungheria. Va bene. E non ce ne frega un cazzo, praticamente. Mi ripeto, un altro pomidoro che può venire utile. Questo non posso muoverlo. No. Braf, vedi che allora ho ragione io che sono prafo. Oddio, però ho visto una cosa sull'albero. No, le visioni. Io non so cosa sto facendo.
Ma ho ragione. Ciao. Scusa, eh. No, non sono un cazzo. Allora forse. Aspetta un attimo, eh. Forse noi dobbiamo far cadere le chiavi. Bastardo! Bastardo! Pezzo di capra! Però sono scemo, eh! Però sono scemo! Cioè, perdonatemi. Dove vai? Sei scemo, cipo! Sono proprio cretino, avevo dimenticato che. To, 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 to e to. Sì, ba ba ba. Ok, adesso però queste chiavi dove vanno? Ah, qua, 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 qua. Sono stato proprio deficiente, mi ero dimenticato col corpo a corpo. A parte che tira dei cartoni. Carl, che sembra Super Mario. Yes. E poi yes. Ah, questa devo andare a pendere fuori sicuro. Bandierone. Bandierone cruco. Ok, quindi mi è scappato qualcosa qua. Basta con questo cane, Cristo santo. Ah, fico! Ma non ci credo. Abbiamo mandato su la bandiera. Ma che. Allora, aspetta un attimo. Il primo numero. Vabbè, però non si capisce una sera. Il terzo numero è un 5. Il secondo numero è un 1. Il primo numero è un 8. 815 può essere. Ma pensa a te, che figata questa. 8. Vai, bello. Vai, zainetto. C'è un oggetto qui. La baionetta. Baionetta francese spezzata. A differenza della baionetta tedesca, assai più larga, quella francese era acuminata per perforare il torace, provocare al nemico lacerazioni interne. I fanti francesi non erano soddisfatti del potenziale dell'arma, così incidevano tacche per causare ferite ancora più gravi durante l'estrazione della baionetta dal corpo. Eh sì. Eh sì. Vabbè, adesso siamo pronti. Ecco, siamo pronti e ci stanno attaccando. Beh, chiaramente, cioè, la sfiga la fa da padrone questo gioco. Merda, col gas. No, stavo guardando lui. No, fia, sono disattento. Cioè, dopo quella mela, tra l'altro, stavo guardando i disegni. Cosa fa Cipollo? Vola! Battaglione, battaglione! No! No! Ma vaffanculo, vai! Ma va a cagare! È morto Cipo, mi dispiace. Il tuo amico. Purtroppo è andato. Fia, così vicini, allo stesso tempo da tutt'altra parte del mondo. Cosa c'è? È da andare a combattere. C'è che siamo in trincea di nuovo. Che palle. Attento, Cipo.
No. Giustamente, guarda quanto gas. Però qua c'è un buco, ma ci puoi andare? Sì che ci può andare. E dove salterebbe fuori, scusa? Merda! Maschera antigas. Devo raggiungerla. Ok, Cippo ci ha raggiunto. Qua cosa abbiamo trovato? Una fiaschetta. Una fiaschetta Estus. La fiaschetta si poteva facilmente nascondere in tasca o nella giacca. E in genere conteneva del liquore molto forte, utile a rinfrancare lo spirito ai soldati appena prima di un attacco o dopo essere scampati al pericolo. Oh, giustamente. Ci facciamo una bella bevuta. Com'è sta storia qua? Com'è? No, ho capito, però che cacchio tiro su qua? C'è qualcosa qui da prendere per tirarlo su. Ma qua non c'è un cavolo? La puoi prendere? No, mi dà fastidio anche a lui. Ma secondo me è Cipo che deve essere appeso qua. Boh. Vabbè, signori, facciamo una cosa. Ci salutiamo, ci vediamo al prossimo appuntamento con Valiant Up e continuiamo. Non ce ne va bene una, signori. C'è poco da fare. Siamo perseguitati dalla sfiga. Alla prossima, ciao, grazie.